Finalmente si parte per questa Olimpiade, quali sensazioni, quali emozioni? Ah sì, finalmente era ora, sono 5 anni che aspetto, una voglia matta di gareggiare, una voglia matta di divertirmi, di dare tutto quello che posso dare, il resto poi lo scopriamo sul campo. L'assenza di pubblico quanto peserà secondo te? Ma guarda, sicuramente sarebbe stato bello avere una piscina piena, tutto come ai vecchi tempi, ma come hanno detto altri colleghi di altre nazioni, noi siamo in acqua, quindi ci accorgiamo anche relativamente poco del contorno. È sempre bello da vedere, ma una volta che sei in acqua sei talmente concentrato su quel che devi fare che risulta anche difficile notare l'ambiente esterno. Quindi sicuramente sarà una gran mancanza, ma rispetto ad altri sport siamo tra virgolette anche avvantaggiati da questo punto di vista. Preoccupato dalla situazione dei contagi in Giappone? Ma in realtà no, anche perché saremo isolati da tutti, nella prima parte in università e dopo al villaggio, in piscina, sono abbastanza tranquillo, non avremo contatti esterni, quindi sono tranquillo. L'Italia, competitivi, metà uomini, metà donne, cosa vi aspettate da queste Olimpiadi? Allora, non vediamo l'ora, almeno per quanto mi riguarda, ma anche Ruggero, di partire e di partecipare ai giochi. E ci siamo preparati tantissimo, abbiamo lavorato tantissimo per queste Olimpiadi, noi daremo il massimo, il meglio che possiamo fare. E insomma, non so se si può dire o non si può dire. Non si può dire, ma passo la parola al mio compagno di squadra. No, sicuramente la squadra della vela italiana è fortissima e non abbiamo mai avuto forse negli ultimi 2 quadrienni così tante possibilità di medaglia e siamo veramente forti e cercheremo di non deludere delle aspettative. Torno a te, la nazionale l'hai seguita, dei Mancini? Sì, non tantissimo, ieri purtroppo sono andata nel complesso. Però a livello di entusiasmo, anche l'entusiasmo sparso nel paese. Vabbè, sicuramente ieri tra il calcio, ma anche Berrettini, anche se non ha vinto, però arrivare in finale e battersi contro Djokovic è stato fortissimo, quindi sicuramente partiamo ancora più carichi. Okay. Non so se ci sono altri. C'è la sensazione appunto che è un ottimo momento per lo sport azzurro e per il paese che vuole ripartire con lo sport. Troppo complicato. No, non è troppo complicato, è semplicissimo. Sicuramente lo sport sta dando un segnale molto grande, lo sport c'è, l'Italia è uno sport eccellente, il tennis, il calcio e adesso i giochi estivi. Ci sono tantissime possibilità di medaglia e sicuramente dopo questi 2 anni, in quest'ultimo anno, con il rinvio delle Olimpiadi per il Covid, sono sicuro che lo sport darà un forte segnale di ripartenza e di speranza. Per voi della vela magari non conta tanto, ma l'assenza di pubblico ai Giochi Olimpici cosa cambia? Beh, per quanto ci riguarda, in tanti mi hanno fatto questa domanda, per quanto ci riguarda a noi non cambia niente, perché noi siamo in mezzo al mare, il pubblico non ce l'abbiamo mai avuto. Mi rendo conto che per altri sport e anche forse da un punto di vista economico, aver costruito degli stadi che non possono essere riempiti sicuramente è una grande tristezza. Aspettative per Scaramanzia non si fanno pronostici? No, noi la nostra aspettativa è di fare la nostra prestazione migliore e di poterci giocare una medaglia. Abbiamo lavorato questi 5 anni per questo e faremo il nostro meglio per farlo. Idem.